Tingere dal parrucchiere. E allora, prima abbiamo lanciato questo enigma in latino, perché ci piace molto questa idea, nel senso il latino, considerata, ovviamente, è una lingua morta, ma è la base dell'italiano e delle lingue, insomma, ovviamente, gran parte delle lingue europee. E questa rivista ci piace anche molto perché rimverdisce in un certo qual modo quella che è la lingua latina e ci fa capire anche molte cose. Allora, riaccogliamo in trasmissione Luca Desiata, che è direttore di Hebdomada Enigmaticum, questa rivista che è gratuita di enigmistica in latino. Buongiorno ancora, direttore. Di nuovo ben trovati a tutti i Latin Lover in ascolto. Ricordiamo che questa rivista è gratuita e si può scaricare dal sito che si chiama proprio mylatinlover.it. Infatti inviterei tutti i Latin Lover in ascolto a registrarsi gratuitamente sul nostro sito www.mylatinlover.it per ricevere una copia di Hebdomada Enigmatum in formato PDF stampabile. Intanto prima è stato lanciato un enigma. Uno verticale, abbiamo detto 5 lettere e hanno risposto in tanti, e i tanti sicuramente poi andranno sul web, sul sito della rivista. Era lupus in fabula, giusto? Fabula, ecco. Esatto. E tanti hanno risposto, devo ringraziare molti anonimi, d'accordo, ma anche Gabriella da Milano, Maurizio, Padriano da Andria, Tonino da Ascoli, Adelina che fa i complimenti al direttore, Dindi dal Lago di Como e Andrea dal Benga, così alcuni che si sono fermati li abbiamo menzionati. Ecco, Desiata, quello che è importante al di là dell'enigmistica è che questa rivista ridà luce al latino, se vogliamo. Tutti quanti l'abbiamo studiata a scuola, cioè a volte non è che l'abbiamo gradito molto quando eravamo tanto giovani, no? Poi capiamo l'importanza del latino. Giocando con una lingua invece si riesce a capire bene quella che è l'importanza di quella lingua, che non è che sia proprio una lingua morta, ma insomma una lingua che ha una sua base molto solida. Assolutamente, la lingua non è morta, infatti nella nostra rivista, oltre ai giochi di enigmistica in latino, proponiamo una serie di sezioni, tra cui una striscia di Linus, il fumetto, in latino, una recensione del film Noè con Russell Crowe, il recente film del regista Aronofsky, e addirittura delle notizie di attualità dal mondo, come ad esempio, tra le tante notizie che riportiamo, anche l'inizio del campionato del mondo di calcio. Quindi vogliamo dimostrare proprio come il latino non sia assolutamente una lingua morta, ma una lingua adatta a recensire notizie di attualità, in cui includiamo anche film, strisce di fumetti e così via. Questo è un progetto molto nuovo, è partito da qualche tempo. Come hanno reagito, soprattutto i più giovani, a questa, diciamo, provocazione del latino? Allora, noi siamo partiti, abbiamo pubblicato questo primo numero della rivista circa una settimana fa. Sì. Abbiamo ad oggi oltre 1000 iscrizioni, soprattutto circa 200 dall'estero. Questo testimonia come il latino sia una lingua non solo non morta, ma anche molto diffusa e praticata, soprattutto dai paesi del nord Europa, da cui abbiamo ricevuto la maggior parte di queste iscrizioni estere. Non c'è modo. Cosa abbastanza sorprendente. Sì. Non so se voi avete anche modo di capire l'età di coloro che chiedono l'iscrizione. No, forse non c'è. Noi non chiediamo l'età, chiediamo soltanto il nome e l'indirizzo email per inviare la rivista. Quindi ecco, non abbiamo una statistica molto approfondita degli iscritti. No, perché ero curioso di capire se i giovani, quelli più giovani, insomma, questa provocazione del latino l'hanno colta o meno, oppure a iscriversi magari a questo progetto. Quelli più freschi di scuola, ma magari ci sono anche persone che il latino lo vivono in modo diverso, no? Magari perché sono un po' più in là con gli anni, perché lo hanno digerito meglio, perché hanno comunque anche una formazione scolastica più legata al latino. Oggi magari, non so, il latino viene forse trattato un po' più superficialmente, o no? Oggi il latino viene trattato superficialmente proprio perché è considerato una lingua morta, quando invece è alla base, ad esempio, di tutti i neologismi. Cito come curiosità questo dizionario di latino di neologismi, ad esempio, che traduce la parola aereo con aeronavis, oppure computer con computatrum,
Quindi addirittura l'origine dei neologismi, l'etimo dei neologismi, risale al latino, quindi una lingua assolutamente attuale. Tenga presente che in Europa, al di là dei paesi che parlano lingue neolatine come l'Italia, la Francia, la Spagna, Romania e Portogallo, i paesi scandinavi sono molto appassionati della lingua, hanno addirittura trasmissioni radiofoniche completamente in latino. Il 20% della popolazione degli altri paesi europei, Germania, Inghilterra, comunque ha un'infarinatura scolastica di latino. Quindi il latino ha tutte le potenzialità per diventare addirittura una lingua franca per la comunità europea. Quindi un grosso potenziale proprio perché è compreso a livello così di comprensione generale dalla maggior parte della popolazione europea. Io poi le chiedo, quando ci salutiamo, ci terrà informati su quanta gente dopo questo passaggio radiofonico si iscriverà al sito, magari per capire anche quante persone possono essere interessate dal latino, e suppongo siano in molte, perché in fondo poi alla fine ci piace, no? Ci piace capire quella che è anche la base della nostra lingua e capire anche meglio l'italiano, perché in fondo quello poi è il compito. L'uno verticale, lupus. Vogliamo andare sull'uno orizzontale? La Condorelli è molto curiosa di questa con cosa. Con la literelle. Però vogliamo l'uno orizzontale, magari le do l'uno orizzontale che è un po' più facile del secondo numero che uscirà a settembre. Sì. Allora, l'uno orizzontale è puntini puntini semper certa est. Ma insomma è facile, su. Ma infatti noi proponiamo un'enigmistica basata su espressioni latine di uso corrente, in modo da rendere questa enigmistica accessibile a un basso pubblico. Non stiamo parlando del latino aulico o letterario che spesso si studia a scuola. Vogliamo proprio riavvicinare studenti appassionati a un latino di tutti i giorni. Diamo la soluzione in italiano e poi magari poi non lo dovevi dire. Ah no, perché è arrivata, è arrivata la soluzione immediata. Sono bravi comunque. Perché arrivano gli sms. Sono velocissimi. Sono stati immediata la soluzione. E devo dire che anch'io, nonostante il mio cappello con le orecchie d'asino, per quanto riguarda il latino, insomma, ci sono arrivata anch'io. E allora, questo per farci capire quanto una lingua può essere usata in diversi modi, perché giocando si può rinverdire la base della nostra lingua, si può capire un po' di più il latino, si gioca e si impara, che è una cosa sempre utile e importante. Allora, grazie alla Luca Desiata, direttore di Hebdomada Enigmaticum, a questa rivista gratuita online di enigmistica in latino, scaricabile sul sito mylatinlover.it. Grazie, direttore Desiata. Grazie a voi e a tutti i Latin Lover in ascolto. Siamo alla GR1, c'è Maurelia Calafa in conduzione, torniamo subito dopo perché abbiamo ancora altre pagine da sfogliare insieme, ci sono gli sms, vi ricordiamo anche la mail start@rai.it e vi aspettiamo qua al G1B.